questa è un'attività divulgativa che l'assessore Caputo ha fortemente voluto e che stiamo portando avanti con molto piacere e interesse, perché questi nuovi bandi danno una svolta rispetto a quello che è stato il passato, ed è importante collegare, legare e far maturare sempre di più il rapporto fra amministrazione che programma e territorio che deve produrre e che deve proporre delle ipotesi progettuali. Per rilanciare un'idea di sviluppo di questo comprensorio, che io chiamo comprensorio Domizio, nel quale notevoli risorse ambientali, territoriali, economiche, sociali possono convergere, non tanto per approfittare di risorse che si rendono disponibili, quanto per fare di questa disponibilità un'occasione per il rilancio dello sviluppo complessivo del territorio. Qui l'agricoltura deve affrontare emergenze straordinarie, da quelle climatiche a quelle alimentari a quelle produttive, però c'è soprattutto un problema, quello di radicarsi sulla condizione di nuovo protagonismo di giovani imprenditori, che sono una risorsa che comincia a emergere e che deve trovare protagonismo e come dire, riscontro. Il convegno di oggi è il tentativo per le ACLI di spiegare questa possibilità. Non vorremmo che tutto si riducesse ad una misura quantitativa delle risorse che si riescono più o meno tecnicamente a prendere. Vorremmo che tutto invece diventasse l'occasione per avviare, come è possibile, un grande progetto di rinascita di questo territorio che sia insieme agricolo ma anche turistico, sociale e culturale in genere. Questo è il mestiere delle ACLI, non sappiamo fare di più.